Eccoci qui, infatti abbiamo per la rubrica Nuovi Spartiti, abbiamo al telefono con noi in collegamento Emanuele Lucas. Ciao Emanuele! Pronto, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao! Ciao Emanuele, grazie per aver accettato il nostro invito. Con gran piacere direi anche. Grazie. Ascolta, gli ascoltatori sicuramente vorranno sapere un po' qualche cosa in più di te, ecco. Chi è Emanuele Lucas? Chi è Emanuele Lucas? Emanuele è un sognatore, come tanti ce ne sono, che già da piccolo sognava di fare spettacolo e cerca tuttora, e lo fa anche, di fare lo spettacolo il suo principale lavoro, no? Quindi ho lavorato sempre, ho studiato tantissimo principalmente, ecco. Che è la cosa più importante, che tutti un po' boicottano un pochino, cioè per fare comunque un lavoro dell'artista, comunque il cantante, il performer o quello che è, devi comunque studiare, perché studiare è la base. Esatto. Quindi, anche perché tu fai canto, danza, recitazione, a 8 anni in effetti inizi con lo studio del pianoforte, quindi voglio dire, poi ti sei anche diplomato nel 2006. Sì, esattamente. Io a 18 anni ho lasciato il Salento, perché sono salentino, e mi sono trasferito per 12 anni a Roma fino all'anno scorso. Il mio percorso è stato sia universitario, che però sempre comunque nell'ambito dell'organizzazione degli eventi, sempre artistici, quindi materie umanistiche, ecco. E poi nel frattempo ho fatto anche un'accademia di spettacolo, di musical. Bello. Che mi ha dato, tra virgolette, una bella infarinatura per tutto ciò che riguarda anche la danza, la recitazione. E poi ho approfondito delle discipline rispetto anche a quello che dovevo fare, i lavori che dovevo fare. Poi è successo durante lo spettacolo, dei produttori si sono interessati a me a livello discografico, e da lì è iniziato il mio percorso, un po' più discografico e non da performer. Sì. Quindi poi da lì è venuto Castrocaro nel 2012, prima di Castrocaro, sì. Esatto, prima di Castrocaro ho incontrato Pippo Baudo per caso, nel senso che ho fatto questo provino che non sapevo neanche che si teneva con lui, e lui in prima persona mi ha scelto per 900, questo spettacolo con questo programma televisivo su Rai 3, prima serata per 7-8 puntate. E quindi lì ho iniziato a fare un percorso più musicale, più musicale e televisivo. Musicale. Infatti poi esatto. Hai partecipato anche alla prima edizione del Talent The Voice, il talent esatto, italiano. Sì. Esatto, con Raffaella Carrà. Raccontaci un pochettino di Raffaella Carrà, com'è come personaggio? E mi amava, io l'amavo, quindi era una cosa reciproca, e così come la vedi in realtà, nel senso è una grande lavoratrice dello spettacolo, si vede che la vecchia scuola in un certo senso positivamente, ecco. Quello che posso dire è che è instancabile, che ha più di 70 anni ma veramente fa le scarpe ai giovani talenti, perché comunque ha alle spalle un'esperienza. Lei diceva addirittura, faceva dei discorsi addirittura, che bisogna misurare anche l'energia, però essere comunque energici, bisogna saper dosare, no? Sì. Bisogna indurare le chiappe, indurire le chiappe, bisogna avere tanta energia, avere tanta pancia, ecco. Mi ha sicuramente insegnato tanto, così come Pippo Baudo, così come Battiato, che ho avuto il piacere anche di collaborare per uno spettacolo. Quindi ho avuto la fortuna nel mio percorso di lavorare con grandi dello spettacolo e della musica. Sì, ma adesso sicuramente, dopo questa intervista, noi ci auguriamo, vero, di portarti, io e il Don, di portarti fortuna come Radio Fra le Note. Ecco, e una cosa che vorrei sapere, quasi in ultimo, perché siamo praticamente addirittura d'arrivo al termine della trasmissione, però prima di far ascoltare il tuo brano inedito, io volevo sapere se ci sono dei progetti futuri e eventualmente i tuoi contatti. Sì, il mio sogno è di fare Sanremo, non il mio sogno, che il mio punto di partenza prossimo, il mio prossimo obiettivo è fare Sanremo il prossimo anno, quindi sto lavorando a,
al nuovo progetto, all'album e a un nuovo singolo che sicuramente uscirà presto, prima dell'album. Adesso è uscito appena un altro singolo, quindi aspetterò un altro po' per dire eccomi, sono ancora qui, non sono sparito, nel senso sto ancora lavorando per me e per voi. Bene, perché bene. Poi una volta che pubblichi un brano diventa di tutti e non solo tuo, giusto? Grazie, sì, è vero, è vero. E infatti adesso il tuo brano che andremo ad ascoltare fa parte anche del nostro talent che poi dalle 15, quindi al termine di questa trasmissione, andrà avanti nel, diciamo, nell'insieme di tutti gli artisti che noi abbiamo avuto l'occasione appunto di poter intervistare. Allora noi grazie, ti salutiamo. Grazie davvero per questo spazio che è dedicato a noi giovani artisti. Grazie, grazie a te Emanuele. Allora dalla splendida voce di Emanuele Lucas ci andiamo ad ascoltare la canzone Ad un passo da te. Ciao! Ciao, ciao a tutti, grazie! È successo che alle volte mi sentissi troppo solo, che cadesse il mondo addosso, che perdessi quote in volo. Questo perché penso delle volte che non basti essere ad un passo da te. Ho sentito urlarmi dentro un passato senza tempo e ho mentito poi con rabbia senza esserci riuscito, perché tu mi guardi dentro come se guardassi me e adesso sono qui ad un passo. E anche se posso toccarti, anche se posso annusarti, anche se potrei sentirti in ogni parte tua di me, divento immobile, più fragile quando sento che sei un passo dal mio cuore, ad un passo dal mio cuore. Quelle notti poi dormivi accanto a me, mi sentivo un po' più forte ed era facile perché ogni singola sensazione, ogni suono, l'emozione scaldavano l'essenza, saziavano la fame. Anche se posso toccarti, anche se posso annusarti, anche se potrei sentirti, usarti, sentirti in ogni parte tua di me, ed io immobile, fragile, inutile, quando sento che sei un passo, ad un passo da me.